La preoccupazione di molti acquirenti è quella di rivolgersi al mercato immobiliare e comprare una casa che viene definita ipotecata. Tutto questo genera il panico in maniera del tutto irrazionale, semplicemente perché l'ipoteca è la garanzia che l'istituto di credito o il privato mette sull'immobile, iscrive sull'immobile, ma per garantire il proprio credito. Quindi una casa che sia ipotecata può essere tranquillamente venduta, sarà cura del notaio eliminare questa ipoteca al momento dell'atto di compravendita, con la corresponsione dell'importo a soddisfacimento del credito vantato dalla banca. Normalmente le esecuzioni immobiliari riguardano case che hanno questo tipo di trascrizioni pregiudizievoli, quindi comprare comunque una casa all'asta oggi è il metodo più garantito di acquisire un immobile, perché l'immobile a seguito dell'esperimento d'asta subirà un vero e proprio lavacro da parte della procedura esecutiva e il giudice nel decreto di trasferimento indicherà appunto la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli che gravano sull'immobile. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile, vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo, chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi, diciamo, relativamente alla propria costituzione in tribunale, che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato, che ci consente di arrivare al Red Rationem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare, per essere tranquilli. Nella realtà, una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile, procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile.